Per la nostra rubrica dei film dei DJ, oggi parliamo di Blade Runner. Blade Runner è un film straordinario di Ridley Scott del 1982. Più o meno sappiamo un po' tutti di cosa parla, ma partirei per il video di oggi da questa performance. Tanto a parlare della storia dei replicanti, quello che ci interessa è parlare della colonna sonora. La colonna sonora di Vangelis, compositore greco che ora ha una carriera di oltre 50 anni di musica, ma soprattutto Blade Runner in particolar modo è un punto di riferimento essenziale per l'intera storia della musica elettronica. La colonna sonora è realizzata quasi unicamente con dei synth analogici, ovviamente per l'epoca, e proprio l'utilizzo di questi strumenti per creare l'atmosfera di questa realtà futuristica è quel tocco in più che è importante valutare ancora oggi. Quello che emerge da questa performance di Kebu che abbiamo messo all'inizio è che la colonna sonora di Blade Runner, in particolar modo i titoli di coda, sono ancora molto attuali e rappresentano appunto uno sviluppo interessante, forse senza eguali, della musica realizzata esclusivamente con i synth. Vangelis, più di altri, ha saputo coniugare nella storia connubio tra musica elettronica e musica orchestrale. Ci sono questi timpani che ritornano spesso, come nelle sue produzioni precedenti e anche future, che si mischiano insieme ai synth e agli arpeggiatori. E a maggior ragione in un film come Blade Runner si sposano bene per creare l'atmosfera, perché doveva rappresentare questo futuro distopico nel quale non c'è mai il sole, piove sempre, film ambientato prevalentemente di notte. Ci sono anche dei bellissimi brani di piano, oppure la iconica Love Theme con questo sax che incornicia la storia d'amore tra i due protagonisti. È importante per noi DJ riprendere in mano la colonna sonora di Blade Runner anche per capire come poter sfruttare bene i synth nelle nostre produzioni. Nella performance di Kabu ritornano gli stessi synth analogici, più o meno, si parla dei Korg, la CS80 della Yamaha, questi suoni distintivi che hanno fatto veramente la storia della musica e della musica elettronica in particolare. Piccola menzione la facciamo anche sul film Blade Runner 2049, il sequel del 2017, che a distanza di 35 anni porta avanti le vicende raccontate nel primo film. In questo secondo film la colonna sonora non è tanto musicale, ma è soprattutto fatta di rumori e di suoni che in qualche modo riportano la mente alla colonna sonora del film originale. È veramente arduo confrontarsi con un'opera di questo tipo che ha lasciato un segno nella storia. Si può dire sia per il film che per quanto riguarda la colonna sonora. Nel film si sviluppa una storia, si riprendono alcuni elementi per svilupparli. Per quanto riguarda la colonna sonora, forse è stata operata la scelta e invece di scimmiottare un po' i brani del passato, sono stati usati soprattutto suoni e rumori per evocare quell'atmosfera, però senza delle tracce vere e proprie. Alla fine questi synth entrano nella storia, entrano nei paesaggi del film Blade Runner 2049, con la particolarità certe volte di avere anche un volume veramente eccessivo. Però non ci sono delle tracce, ad esempio quella dei titoli di coda, nel quale c'è questo arpeggiatore incalzante. È una scelta, direi, condivisibile quella di fare una sorta di tributo alla colonna sonora di Vangelis, prendendo comunque la sua strada. In ogni caso, per noi DJ, ma come per tutti quelli che vogliono fare musica, è importante ascoltarsi ancora oggi la colonna sonora di Blade Runner, l'originale, che innanzitutto non è invecchiata per niente nel giro di 35 anni. C'è un uso molto intelligente e molto interessante dei synth e poi possiamo capire come la musica elettronica si possa sposare perfettamente anche con le immagini di un bel film. Consiglio la visione assolutamente del primo film se caso non hai mai visto Blade Runner,
ripeto, del 1982, e anche la visione dell'attuale Blade Runner 2049, perché è veramente un film straordinario. Commenta pure qua sotto qualsiasi spunto di discussione interessante. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!